Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Dal titolo del video vi sarete chiesti: ma perché dovremmo scaricare Wikipedia, visto che è accessibile gratuitamente a tutti? Beh, magari qualche volta può capitare di avere una connessione non perfettamente funzionante, o magari di essere di non avere i dati sufficienti per poter navigare. Se lo si fa da dispositivi mobili, quindi può essere interessante scaricare alcuni argomenti di Wikipedia o addirittura anche gran parte di queste risorse. Lo si può fare, ovviamente Wikipedia può essere visualizzato anche da applicazioni per il mobile. Questo per esempio è l'applicazione Wikipedia per iPhone e iPad. Questa invece è l'applicazione di Wikipedia per Android. Vediamo invece come scaricare alcuni file di Wikipedia e per poterli consultare offline, cioè senza bisogno della connessione. Lo si fa con una estensione di Chrome che si chiama così QX, è questa. Io l'ho già installata, ma se voi non l'avete installata, andate qua, aggiungi a Chrome, poi andate su aggiungi estensione, anzi possiamo farlo direttamente. Io la rimuovo, vado da Chrome, poi vado su aggiungi, aggiungi estensione e l'estensione viene aggiunta. Quando l'estensione è aggiunta, ci si clicca sopra. E vengono mostrate queste tre schede. Si va sulla scheda About qui e qui si aprono tutti i contenuti che possono essere scaricati in formato ZIM. È un formato che può essere aperto direttamente da questa estensione. Se io clicco qui sopra, si apriranno tutto quello che può essere scaricato con ZIM, in formato ZIM. Come vedete, c'è anzitutto il file readme che spiega come funziona lo ZIM per chi è interessato. In questo caso a noi ci interessa Wikipedia, ma come vedete ci sono altre risorse. C'è il progetto Gutenberg per i libri, Wikibooks, Wikinews. Noi consideriamo magari Wikipedia, andiamo su Wikipedia e questi sono tutti i file di Wikipedia che possono essere scaricati. Sono una enormità. Purtroppo i file in italiano non sono granché. Se noi andiamo su CTRLF, qui si aprirà questa casella di ricerca, digitiamo it, cioè la nostra lingua. Come vedete, i file in italiano non sono poi molti. Alcuni guardano la medicina, però ci sono moltissimi file in inglese. Se si digita EN, come vedete, i file in inglese sono moltissimi, sono 217. Qui è importante controllare queste lettere dopo Wikipedia che danno appunto il senso della lingua. Per esempio, AR significa arabo, quindi chiaramente se noi vogliamo, per esempio, scaricare qualcosa di chimico, CTRLF, andiamo su chemistry. Vedete, qui c'è de, che significa che è in tedesco. Andiamo più in giù. Questo invece sono in inglese. Come vedete, basterà andare qua su cliccando qui e si scarica, per esempio, questo file che è piccolo, 22 megabyte. Come vedete, ci sono file molto molto più grandi. Si va qua e si scarica questo file. Come vedete è in formato ZIM. Come si fa a aprire questi file ZIM? Si ritorna nella nostra estensione QX e andiamo su Configura, sulla scheda Configura. Naturalmente questa estensione QX si apre cliccando qua, si va su Configura qui, Configurazione, si sceglie il file.
caso io avevo già precedentemente scaricato dei file zip, per esempio guardiamo questo, apriamolo. Come vedete è piuttosto grande, 687 MB. E verrà aperto questo file e qui si potrà navigare offline sui contenuti di questo file. Per esempio, si può andare qua, Aristotele, diciamo qua, questo è l'elettrodinamica quantistica. Qui c'è un altro articolo. Andiamo ancora. Qui ci sono alcuni lavori di Dirac, la funzione diretta di Dirac. Qui c'è lo spazio euclideo, come vedete sono tutte in inglese perché le cose in italiano non sono moltissime, però ci sono. Per esempio, ritorniamo qua sulla nostra configurazione, andiamo su Scegli file e scegliamo una cosa italiana, questo qua per esempio. Benvenuti, ecco qua. Qui anche qua si può scegliere qualcosa in italiano. Qui ci sono anche altri link, come vedete. Si può anche navigare cliccando sui vari link presenti sul file che abbiamo aperto. Dopo aver aperto un file, questo potrà essere navigato andando qua sulla casella di ricerca. Vedete, il file verrà aperto. Sempre in una scheda del browser, questo è un file di matematica. Scegliamo per esempio che so, Einstein. Come vedete qua ci sono tutte le voci, 26 articoli su Einstein, la metrica di Einstein, la notazione, il numero di Einstein, la regola di Einstein, la statistica di Bose-Einstein, esempio. Si può cliccare qui per visualizzare l'articolo relativo nella statistica della meccanica quantistica di Bose-Einstein. Sono descritti uno o due possibili modi per cui un insieme di particelle non interagenti occupano, eccetera, eccetera. Questa è la distribuzione di Bose-Einstein. Con tutte le chiaramente questo può essere fatto anche per qualsiasi altro. Possiamo fare anche altre ricerche, magari cerchiamo fermi stavolta, visto che c'è la statistica di Bose-Einstein, c'è anche la statistica di Fermi Dirac. Vediamo un po' se c'è Fermi Dirac. No, non c'è Fermi Dirac, ma probabilmente Dirac ci sarà senz'altro, vediamo, ecco fatto. La distribuzione di Dirac, per esempio, e qui c'è l'articolo relativo. Naturalmente io ho fatto vedere per la matematica e la fisica che sono argomenti che conosco, ma si può scaricare anche contenuti di altri argomenti. Per concludere, Qiwit è anche disponibile come portale, come vedete, questo è il portale di Qiwit, e addirittura si può scaricare anche come applicazione su Android. Come vedete, ha anche un'eccellente valutazione da parte degli utenti, quasi 5 su 5 stelle, o anche su iPhone e iPad, come vedete, anche in questo caso quasi 5 stelle su 5. Interessanti alcuni commenti degli utenti. Per esempio, questo ha appena pubblicato un commento in cui dice che la versione aggiornata da 20 giga è ottima. Quindi, se
Significa che con Android si possono avere 20 giga di Wikipedia sul cellulare e consultarli direttamente senza consumare dei dati. Mi pare di aver fatto una disamina veramente completa di Kiwitz. Per chi ama Wikipedia, credo sia una funzionalità piuttosto interessante. Alla prossima volta.